Perché molti manager e professionisti che hanno bisogno di rimanere estremamente concentrati sul loro compito stanno facendo Krav Maga. Il Krav Maga è famoso oggi sia per il fatto che ha delle origini militari, sia per il fatto che è stato adottato e viene adottato non solo da persone che in teoria hanno a che fare col pericolo, ma con persone che in verità come attività sono molto 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 lontane da quella che è l'applicazione, un'applicazione fisica. E allora qual è il motivo? Cerchiamo di spiegarlo in poche parole. Sicuramente il Krav Maga aumenta la propria capacità di focus e di concentrazione. Oggigiorno, che siamo subissati da input, messaggi e notifiche, rimanere concentrati non è uno scherzo. Rimanere concentrati in un compito, lavorare in flusso su qualcosa. Perché il Krav Maga aiuta? Perché queste persone cercano questo tipo di attività per migliorare il proprio focus? E anche chiaramente per star bene dal punto di vista fisico, ovvio. Perché quando tu ti alleni e ti alleni a combattere, ti alleni a sfruttare quelli che sono i tuoi riflessi naturali in un'azione difensiva, il tuo cervello interpreta questa cosa come una situazione che ti può dare un grosso vantaggio dal punto di vista della sopravvivenza. Per cui la parte più antica, più arcaica del tuo cervello ti pone in una condizione in cui quello che ti arriva lo assorbi. E nel momento in cui lo stai allenando, lo stai facendo, se stai facendo un buon programma, se lo stai facendo con un professionista, la tua mente è sgombra da qualsiasi altra cosa. Ora, ti faccio un esempio che capirai immediatamente. Se ti è mai capitato di essere stato rincorso da un cane feroce, di sicuro durante la corsa non stavi pensando alle notifiche del cellulare. Se è capitato quando avevo 10-12 anni, sicuramente non stavi pensando al compito in classe di domani. Perché? Perché il tuo cervello era completamente assorbito dall'azione. È questo che fa il nostro allenamento. Ti pone in una situazione in cui sei completamente assorbito dall'azione. E impari non solo a fare delle cose dal punto di vista fisico, ma a rimanere concentrato, a rimanere là, presente a quello che stai facendo. E quindi non solo impari come combattere e come difenderti, ma impari anche ad assumere un abito mentale che ti consente di lavorare il doppio e senza stress.